Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi vi mostrerò questo bellissimo calendario da naturalmente completare per i vostri prossimi 12 mesi in modo tale da avere tutti gli impegni organizzati ed essere, diciamo, al passo coi tempi. Come potete vedere, quello che ho io qui è un pacchetto davvero completo con 1000 stickers, i magneti, insomma adesso lo apriamo e naturalmente vi farò vedere tutti gli accessori che ci sono all'interno di questo bellissimo pacchetto. Come potete vedere qui dietro proprio spiegato che è un kit planner, quindi è un'agenda pianificata per tutto l'anno. Come potete vedere ci sono anche le illustrazioni di cosa ci sarà dentro, gli stickers, i post-it, i magneti, insomma un po' di tutto. E naturalmente adesso lo andremo ad aprire, così andremo proprio a vedere dal vivo cosa c'è dentro. Lo potete trovare, è della marca Create 365 e lo potete trovare al costo di 40-44 euro, però se siete fortunati come me magari lo potrete trovare al costo di 20 euro, insomma bisogna un po' cercare e naturalmente potrete trovarlo a prezzi, diciamo, più vantaggiosi. Adesso iniziamo ad aprirlo con la forbice. Ecco, come potete vedere è legato da tutti e quattro i lati. Ecco qui. Manca l'ultimo pezzo. Ed ecco qui. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Allora, beh, come prima pagina possiamo trovare subito questi bellissimi stickers, devo dire. Adesso sì, sono veramente degli stickers bellissimi, come potete vedere sono davvero di tantissimi colori. Ecco, li prendiamo un attimo e li stacchiamo pian pianino. Ecco, allora in questo primo stickers, come potete vedere, ci sono le scritte molto carine con questo oro, ma anche con altri colori, anche note to self, happiness is this, molto molto carino. Poi come secondo, naturalmente fate molta attenzione a staccarli, abbiamo i nostri mesi con anche i numeri del mese, in modo tale che ogni mese voi possiate attaccare il numerino corretto. Diciamo che è un calendario interamente da creare. Ecco, in questo secondo foglietto abbiamo altri numeri, quindi proviamo a contarli. Sì, vedete, qua c'è il primo mese, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, poi abbiamo l'ottavo, il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo. Sì, devo dire che tutti i numeri ci sono per tutti i mesi dell'anno, per cui non sarete in carenza di numeri, diciamo. Poi abbiamo l'ultima paginetta di stickers, eccola qui, dove ci sono altre modalità, altri stili di scrittura per i mesi. Vedete, vi potete sbizzarrire, naturalmente sono autoadesivi come questo qui, per cui potrete attaccarli semplicemente alla vostra pagina e renderla ancora più colorata. Ecco, qui abbiamo altre scritte invece da poter attaccare, questa del compleanno con i cuoricini. Insomma, direi che abbiamo un sacco di stickers. Poi togliamo questa scatola che è vuota, perché mi sa che doveva fare solo, esatto, da presa per gli stickers. Ed ecco qui invece il vero e proprio calendario. Ecco, allora stacchiamo anzitutto, come potete vedere ci sono dei bellissimi, anziché i soliti anelli tradizionali, diciamo ci sono questi bellissimi anelli con all'interno la forma del cuoricino. Devo dire che è un'idea molto originale e sono 9, quindi per ogni pagina avremo 9 buchi. Ecco, qui invece stacchiamo un attimo. Ecco qui invece possiamo trovare i magneti, come questo qui, right now,
questo cuoricino qui, insomma i magneti che potrete utilizzare per magari segnalare una pagina del vostro calendario che volete ricordare o che volete naturalmente togliere, ricordare subito, ecco, e trovare subito all'interno del calendario. Togliamo l'ultimo pezzo di colla rimanente e stacchiamo anche questi bellissimi post-it. Ecco qui, ecco, come potete vedere, facendo molta attenzione potrete togliere i post-it dagli anelli, così come credo anche le altre pagine dagli anelli del raccoglitore, senza romperlo. Diciamo, come potete vedere, la copertina è molto spessa e all'interno abbiamo anche dei bellissimi pois e c'è anche questa cosina qui di plastica che andiamo a togliere, che teneva insieme ovviamente tutte le pagine del nostro calendario. Ecco, naturalmente qua dovrete scrivere il vostro nome. Adesso togliamo ancora un po' di colla che è rimasta sui nostri post-it e li potete mettere naturalmente magari sopra, al centro o anche in basso alla pagina, insomma dove più siete comodi, per averli sempre a portata di mano, e come potete vedere non si tolgono. Per cui adesso non ci resta altro naturalmente che andare a sfogliare il nostro calendario per vedere un pochino come è fatto. Ecco, come potete vedere ci sono un sacco di segnaposti. Adesso partiamo dalla prima pagina. Ecco qui, vedete, all'inizio del mese ci sono le note, quello da non dimenticare, i compleanni, insomma tutte cose che potrete postarvi e tenervi a mente per l'inizio del mese. Ecco qui, poi naturalmente ci sono delle scritte bellissime ad ogni inizio mese per, diciamo, darvi la carica, e questo invece è l'inizio della prima settimana. Ecco qui, vediamo un po'. Sì, esatto, devo dire che questa prima pagina fa proprio parte della prima settimana. Allora, analizziamola più da vicino. Allora, la settimana parte dalla domenica della settimana precedente, per cui come potete vedere il weekend è segnato di un altro colore e come potete vedere ci sono ben 5 riquadri, insomma, per magari dividere i vostri impegni in base all'orario o magari anche in base ad altri criteri che naturalmente sceglierete voi. Ecco, vedete, come potete vedere sono 5. Ecco qui, e adesso andiamo a vedere anche la seconda settimana. Ecco, come potete vedere le divisioni delle settimane non sono tutte uguali, perché per esempio in questa qui abbiamo di fianco le note come nella prima settimana, però anziché 5 riquadri ne abbiamo 3 e sono divisi per fasce d'orario, quindi mattina, pomeriggio e sera. Anche questa divisione la trovo davvero molto carina, ecco, in modo tale da variare un po' all'interno del mese. Poi andando avanti c'è anche il cambio di colore, ecco, e naturalmente altre bellissime scritte. Ci sono tantissime ragioni per essere felici, ecco, lo trovo veramente veramente carino. Quindi anche qui, come nel mese precedente, abbiamo lo stesso plan, diciamo, gli stessi riquadri. Anche qui c'è un cambio di ripiano in base agli orari, ecco. Vedete, come potete vedere è molto davvero, sì, è molto utile questo calendario, perché davvero può aiutarvi ad organizzare i vostri impegni, ma anche i vostri compiti. Come potete vedere la carta è davvero spessa, per cui non si strappa facilmente, naturalmente bisogna fare sempre un po' d'attenzione. Vedete, just be happy, ecco, con questo naturalmente riprende il colore del magnete, eccolo qui, che abbiamo visto prima, quindi molto molto carino. Vedete, ci sono sempre queste scritte davvero molto belle e anche delle foto davvero belle.
Ecco, per cui man mano naturalmente non dimenticatevi di aggiungere anche quei bellissimi stickers che vi avevo fatto vedere all'inizio, perché naturalmente ogni sticker renderà unica e ancora più divertente ogni settimana. E vedete, come potete vedere, ogni mese ha un suo post-it, diciamo. E andiamo verso la fine del nostro calendario per vedere un po' che cosa c'è anche alla fine. Come potete vedere, la carta è veramente ben fatta. Vedete, non si toglie facilmente, però nel caso voleste toglierlo, magari voleste aggiungere delle parti in più, semplicemente fate con molta attenzione, sempre naturalmente, inserite il foglio esattamente grazie a questi buchini qui, per cui è anche facile da rimuovere nel caso appunto vogliate modificare qualcosa o addirittura aggiungere, quindi è anche molto versatile come calendario. Mentre nell'ultima pagina, eccola qui, abbiamo una tasca sia davanti che dietro, dove naturalmente potrete aggiungere tutte le altre cose. Naturalmente eccolo qui, sempre della marca Create 365, devo dire che è veramente molto bello come calendario, e anche con gli stickers, i magneti, i post-it, insomma un pacchetto veramente completo. A mio parere 40 euro sono un po' esagerati, però naturalmente se riuscite a trovarlo a prezzi diciamo più vantaggiosi sarebbe ancora meglio, dato che ci sono comunque anche molti altri calendari fai da te magari a prezzi diciamo più abbordabili, sempre divisi in questa maniera e magari con all'interno degli stickers. Però devo dire che questo calendario è veramente veramente carino, e anche gli stickers possono rendere davvero ogni pagina del vostro planner kit molto molto divertente e originale. Naturalmente noi abbiamo fatto anche moltissimi altri video in cui ne mostriamo altri, per cui andateli assolutissimamente a vedere. Come potete vedere, comunque questo kit è davvero completo e devo dire che è anche molto molto spesso e abbastanza pesantuccio, oserei dire, però ha davvero dentro tutto, dagli stickers come vi dicevo prima, ai numeri per numerare le settimane, ma anche a delle splendide calamite come queste qui per segnarvi le cose. Naturalmente spero che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto naturalmente regalatemi un mi piace e aspetto i vostri commenti per dirvi come avete trovato naturalmente questo calendario. Naturalmente, come vi dicevo prima, potrete utilizzarlo sia per gli impegni o che magari anche per i compiti, insomma è davvero molto molto versatile. Se vi è piaciuto il video vi ricordo di lasciarmi un mi piace, non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale e naturalmente scrivetemi ancora nei commenti cosa ne pensate di questo calendario, insomma, e non mi resta che dirvi che ci vediamo sempre qui la prossima volta su Do It Yourself Ispirazione. Ciao!